Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi è il nostro ultimo appuntamento con i consigli di regali. Come sapete, anche nelle scorse 2 settimane ho pubblicato 2 video che vi lascio in ogni caso, in cui parlavamo appunto di idee regalo libresche da fare a chi ama la lettura, e quindi oggi vi propongo gli ultimi 5 articoli che vi consiglio di regalare e che sono un po' particolari, che ho trovato spulciando in internet appunto a chi ama la lettura, a chi ama i libri. Come ho detto anche le altre volte, vi ricordo che io lascerò qui in sovrimpressione il sito dal quale ho trovato, potete insomma comprare l'articolo, ma sotto vi lascerò poi chiaramente il link diretto per acquistarlo. I prezzi che vi dico non sono comprensivi di spese di spedizione, perché quelle variano chiaramente in base al dove vi trovate, alle quantità acquistate, quindi quello insomma lo vedrete man mano andate avanti nella procedura di acquisto. Ok, io parto. Per prima cosa, allora, avevo trovato su internet delle candele che dovevano, diciamo, riproporre o comunque rimandare ad atmosfere tratte dai libri. Allora, c'era per esempio, le leggo perché altrimenti non me le ricordo, c'era per esempio Winter at Hogwarts, c'era il profumo della biblioteca di Tolstoi, c'era un'altra candela che si chiamava Winter in Narnia, oppure Sherlock's Study, che doveva rimandare a profumi di pipa, legno, pioggia, eccetera. Quando li ho trovati ho detto veramente queste sono un'idea geniale, un'idea regalo fantastica, però purtroppo non ho trovato nessun sito, ho trovato siti in cui si parlava di queste candele, ma non siti in cui queste vengono effettivamente vendute, quindi non riuscivo a trovare prezzi né niente. Ho deciso di proporvi comunque questo genere di articolo perché mi è venuta in mente un'idea un po' particolare. Allora, adesso vanno molto di moda le candele profumate, le potete trovare sia della Yankee Candle, che sono quelle più famose, più profumose, ma anche leggermente più care, e sia di tantissime altre marche. Io vi consiglierei, secondo me può essere una bellissima idea regalo, di andare in un posto dove appunto vendano queste candele. Chiaramente la scelta della dimensione e del colore della candela sarà a vostra discrezione in base a che cosa volete fare. Fatto sta che comunque potrete annusare queste candele e cercare quell'odore che a voi rimanda ad una particolare atmosfera presente in un libro. Quindi appunto, se una candela è particolarmente autunnale, sa appunto di legno, sa di pipa, c'è un po' di tabacco eccetera, potrebbe essere veramente associata allo studio di Sherlock Holmes, oppure magari una particolarmente invernale, quindi con un profumo fresco, quasi freddo, che non so, oppure il profumo delle candele natalizie. Ecco, potrebbe essere quello appunto di Natale ad Hogwarts, eccetera. Quindi ho pensato che potreste acquistare una candela che a voi rimanda ad un'atmosfera particolare, può essere anche una candela molto dolce che vi ricorda la dolcezza di piccole donne, per esempio, e chiaramente la potete acquistare o già nel barattolino di vetro, dove appunto molte candele si trovano, e sono di solito barattolini trasparenti, oppure la comprate da sola e poi la potete inserire all'interno o di un barattolo o lasciarla così, e poi potreste aggiungere un'etichetta che potrete disegnare, ricamare, stampare al computer, quello proprio a vostra scelta, da mettere intorno alla candela o al barattolo che contiene la candela, con scritto appunto Winter at Hogwarts, oppure appunto non lo so, piccole donne, diciamo il libro che vi fa pensare al profumo di questa candela. Secondo me è un'idea particolare, il prezzo chiaramente lo potrete decidere voi, perché sceglierete voi quanto spendere per quella candela, ed è un'idea originalissima e secondo me il lettore che la riceverà sarà molto molto contento. Il secondo articolo che vi propongo oggi è il leggio da bagno, ovvero il leggio da appoggiare sulla vasca da bagno quando appunto state facendo il bagno. Io l'ho trovato da Tiger, non ricordo assolutamente il prezzo, ma soprattutto l'ho preso un paio di mesi fa, quindi non sono sicura che lo troviate adesso, ma vi lascio il link di Amazon, perché veramente lì le trovate di tutti i tipi e soprattutto a tutti i prezzi. Si va dai 15, si può arrivare a 20 euro, 25, ci sono anche da più, ma secondo me quelli tra i 15 e i 25 vanno benissimo.
e sono appunto di solito regolabili per ampiezza il metallo e potete, cioè lo spazio diciamo per reggere il libro, e c'è anche il posto dove mettere il bicchiere e perché no anche una candela. E quindi la persona che lo riceverà, ovviamente deve avere la vasca da bagno altrimenti è inutile, potrà appunto distendersi nella vasca, rilassarsi e leggere un libro immersa nell'acqua profumata con appunto il libro sollevato senza il rischio che si bagni. Il terzo articolo che vi propongo è la cover per il cellulare con la stampa del libro antico. Anche in questo caso ne potete trovare tantissime su internet, io vi lascio il link ad una di queste su Amazon che viene $15,99, però in ogni caso voi chiaramente dovrete prima scoprire o prima sapere qual è il modello di cellulare che il vostro amico o il vostro parente ha. Poi appunto potrete digitare semplicemente su internet cover libro antico e appunto il modello che volete, e troverete sicuramente quello che fa al caso vostro. Chiaramente essendo una cover che deve assomigliare ad un libro, non sarà di quelli che coprono solo la parte retro del telefono, ma ha anche la copertina che ripara anche il vetro, lo schermo, e anzi molto spesso queste cover hanno anche da un lato le taschette per le banconote o per le carte di credito, il bancomat eccetera, e quindi potrà essere doppiamente utile. In ogni caso chiaramente chi ama i libri avrà piacere anche di tenere in tasca il cellulare coperto da una cover che ricorda un libro. Altra idea regalo che vi propongo si trova sul sito gadgetforentertainment.com. Allora, qui potete trovare delle collane realizzate a mano con i ciondoli che appunto rappresentano le copertine dei vostri libri preferiti. Diciamo che sono fatte, come c'è scritto sul sito, in ecopelle, sono disegnate con il laser e poi decorate a mano. Hanno un prezzo di 11,50 euro, e inoltre c'è anche la possibilità sul sito di scrivere a coloro che lo gestiscono e che appunto realizzano queste opere per avere il vostro libro preferito, o meglio il libro preferito della persona alla quale volete regalare questo ciondolo. Loro dicono che all'incirca ci vogliono 7 giorni per realizzarlo appunto, quindi sicuramente adesso siamo molto vicini al Natale, quindi probabilmente vi meriterà scegliere qualcosa che è già presente sul sito. Fatto sta che comunque sapete che eventualmente avrete anche la possibilità di ordinare quello che volete in ogni momento dell'anno, però chiaramente per Natale vi consiglierei di prendere qualcosa che hanno già pronto lì preparato. In ogni caso sono appunto fatti a mano, quindi a me le cose fatte a mano secondo me hanno sempre un valore maggiore, e soprattutto insomma è molto, molto personale anche la scelta del ciondolo, quindi sicuramente la persona alla quale lo regalerete lo adorerà. Ultimo regalo che vi propongo è un classico per chi ama la lettura, ma io ve lo propongo in una forma nuova. Allora, l'idea è chiaramente quella di regalare a chi ama i libri una card, quindi una gift card con un tot di soldi al suo interno per poter comprare i libri in una libreria. Ora, io lo so che di solito queste carte regalo si trovano nelle grandi catene di librerie, quindi alla Feltrinelli, alla Mondadori, alla Giunti, eccetera. Io però vi propongo una forma diversa, perché l'altra non è soltanto classica, ma soprattutto queste librerie hanno già la loro buona parte di clienti per le festività, quindi magari potrete fare una cosa diversa che secondo me è anche più giusta. Potrete andare nella vostra libreria di fiducia, una libreria indipendente, anche se piccola, anche se appunto non è una catena di quelle famose, e richiedere un buono d'acquisto in quella libreria. Il libraio sarà sicuramente super disponibile a stampare per voi o a fare addirittura a mano un buono di acquisto che valga appunto come la tessera della Mondadori, della Feltrinelli, della Giunti, eccetera, e voi potrete regalarla, inserita in una busta, regalarla alla persona che vorrete, e che possa appunto venire nella libreria ed acquistare con quel budget i libri che vuole. In questo modo non solo farete felice un lettore che in ogni caso in una libreria indipendente può trovare quello che vuole, e se non lo trova perché magari chiaramente l'assortimento può essere minore rispetto alle grandi librerie, potrà sempre ordinare ciò che desidera, ma allo stesso tempo aiuterete una libreria indipendente ad andare avanti con una piccola idea, una piccolissima mano che però secondo me darà grandi risultati, perché appunto i libri indipendenti hanno tanto bisogno che le persone usufruiscano di questi
insomma, di questo tipo di servizio. Quindi sicuramente il libraio, anche se non avrà le tessere magnetiche tanto belle e sfavillanti, sarà ben felice di farvi una tessera personalizzata che secondo me potrà essere ancora più bella, ancora più personale e sicuramente, non so, ancora più di cuore, ecco. Bene ragazzi, il video finisce qui, io vi ricordo che domani uscirà un nuovo video dei libri dell'avvento, alla fine di questo video troverete il riquadro sul quale cliccare per vedere tutta la playlist dei libri, ormai ci siamo, quindi insomma sono emozionata, spero che questa serie di video vi stia piacendo e ovviamente noi ci vediamo domani con un altro video, ciao!